Nei luoghi colpiti dal terremoto del 2016, la vita scorre non più con il sottofondo della natura che detta il tempo, ma con i rumori striduli dei cantieri all'opera, che ormai sono colonna sonora di una lunga ricostruzione. A Pieve Torina e nei paesi limitrofi, poca gente ne le sa e le casette assegnate, attività che hanno come clienti per lo più gli operai e la gente rimasta, siamo entrati nell'ottavo anno dal sisma. A 7 anni e mezzo dal terremoto, come si vive a Pieve Torina? Allora, guardi, io abito in una frazione di Pieve Torina che si chiama Torricchio. E purtroppo la nostra frazione è un pochino ancora indietro con la ricostruzione, quindi allora ci sentiamo, come si vive? Ci sentiamo un po' soli, sinceramente. La gente che c'era prima se n'è andata via in molta? Sì, non c'è più nessuno. Siamo rimasti noi perché comunque abbiamo un'attività, abbiamo un'azienda agricola, quindi non abbiamo potuto lasciare e sinceramente siamo anche legati molto al territorio. Lei abita qui a Pieve Torina? Sì, qui a Via Roti. Da sempre? Sì. A 7 anni e mezzo dal terremoto, siamo entrati nell'ottavo anno. Come si sta? Qual è la situazione? Male. Male. Cos'è la cosa che le manca di più? Manca di più che ho casa che non si fa riparare ancora. Sto su una casa di legno che mi sono comprata da solo, di 40 metri in 3 persone. Gli amici? Gli amici? Ognuno per conto suo. La comunità non c'è. Cioè, roba di stupidaggine, ma non è che quello vero, no, ancora no. È andata via tanta gente? Sì, da qui sì. Sono anche ritornati? Sono anche ritornati, però ne mancano tanti ancora. Come si vive qui a Pieve Torina? Non tanto bene, diciamo. Però andiamo avanti. Il lavoro come va? Il lavoro è ripreso adesso da novembre. A pieno regime? Diciamo ci vuole un po' di tempo, però non mi lamento. Ha ripreso a novembre perché in questi anni è rimasto chiuso? Sono rimasto chiuso, sì, con l'officina danneggiata. Ci è voluto 7 anni per rimettere in piedi. Quindi officina nuova, rimessa a posto, anzi no, ricostruita, e la casa? Casa ancora niente, purtroppo casa ancora non c'è né progetto né niente, e ancora da decidere quello che c'è da fare. Vive dove? Dentro un bungalow. Come si vive? Gli amici ci sono? Sono andati via? No, sono andati via parecchi, è rimasto un paese abbastanza sfollato. Però ha deciso di rimanere? Sì, perché ci sono nato, sono affezionato al paese.